questo nuovissimo home vlog. Io sono Alessia e oggi ho portato un nuovo home vlog. Oggi è il 31 luglio e è ormai sera. Vi faccio vedere che ore sono: 9:17. E ho deciso di iniziare questo vlog perché mi piace sempre iniziarli di sera anche. E oggi pomeriggio sono andata a comprare alcune cosine, quindi ora ve le faccio vedere per equitazione. Allora, la prima cosa che ho comprato è stato il districante, visto che mi era finito, perché qualcuno me l'ha finito, perché non ci sono stata per una settimana. E quando sono tornata, praticamente il districante, quando l'avevo lasciato, era a metà praticamente qui, e quando sono tornata era finito praticamente, quindi qualcuno l'avrà usato. E quindi ne ho comprato uno nuovo, perché sennò appunto devo chiederlo agli altri, magari gli altri non ce l'hanno, così, e quindi vabbè. Poi ho comprato anche questa spazzolina qua piccola per muso barra zampe, perché questa qua è morbida. Io ho una brusca, però la mia brusca è tipo grossa così, quindi è enorme, e appunto devo prendere sempre queste tipo spazzoline qua piccoline del maneggio per poter pulire le zampe o il muso. E infine la cosa più bella di tutte è una capezza che ho comprato. Vi faccio vedere prima la londina. Questa qua è la londina. Questa qua è la londina, che è quella lì su cui ci tieni. Appunto, aspetta, la slego. Dopo ve la ripiegherò. Non so come spiegarvi. In parole povere, un filo praticamente che ti agganci alla capezza per portare in giro il cavallo. E appunto la capezza in sé è questa. Guarda che bella! Ho preso tutto quanto da Decathlon comunque. Poi devo provarla appunto al cavallo per vedere se gli sta bene, e però credo proprio di sì. E appunto di questo turchese che ha Zezu, che è il mio cavallo, tra virgolette il cavallo poi in mezza fida, gli sta benissimo questo colore, quindi io l'ho preso così, che è tipo un turchese, non so, è tipo un azzurro ma è più voltato verso il verde, e appunto la londina è dello stesso colore abbinata, perché praticamente sono riuscita ad avere Netflix America. E adesso vi spiegherò anche come ho fatto, visto che comunque mi chiedete sempre dove guardo The Vampire Diaries e serie varie. In realtà io prima di avere Netflix lo guardavo perché un amico di mia madre l'aveva scaricata, diciamo, su un hard disk, e quindi io le guardavo lì gli episodi perché c'avevo tutto quanto. Però adesso sono riuscita a farmi Netflix America. Praticamente dovrete cercare su App Store, non so se potete fare la stessa cosa per anche Android. Comunque dovete avere già l'applicazione di Netflix con l'abbonamento ovviamente normale. Andate su App Store o Google Play, potete provare a cercarlo, però non sono sicura se c'è anche per Android. E cercate VPN Hub, vi scrivo qua il nome dell'appunto applicazione, ve la scaricate, è gratuita e vi si aprirà così. Ok. Allora, all'inizio vi appariranno tante schermate tipo di pagare 2 euro, non so quanto costava. Voi cliccate sempre no, no, così, perché quella lì è la versione premium che a noi non serve. E appunto poi l'applicazione in sé sarà questo solo. Aspettate che mette a fuoco. Ovvero un bottoncino di spegni e accendi. Se vuoi avere magari Netflix Italia lo spegni, se no Netflix... Voi praticamente qua selezionate quello che volete, cioè la localizzazione che vi pare. Quindi se volete avere un Netflix Netflix australiano potete averlo. Stessa cosa per gli altri paesi. Io sto usando quello Miami, Stati Uniti. Non so se cambia qualcosa tra gli stati, vabbè, poi scopriremo. E appunto voi andate su Netflix e sarà tutto quanto così. Giustamente voi avrete il Netflix di quel paese, quindi ovviamente non vi aspettate che poi le serie le potete guardare in italiano, perché non è così. Però appunto su Netflix America abbiamo per esempio The Originals, che è appunto il continuo di The Vampire Diaries. Anche The Vampire Diaries vi faccio vedere, che adesso sto guardando qua. Poi abbiamo anche Legacies, che è un altro continuo di The Vampire Diaries. Poi abbiamo che altro? Criminal Minds, Grey's Anatomy, vedete? La stagione 4 di Riverdale, After, c'è veramente di tutto, senza contare il fatto che comunque le serie su Netflix America escono prima rispetto a quelle qua in Italia. Infatti la stagione 4 di Riverdale per esempio qua ancora deve uscire, mentre là in America già è uscita da un pezzetto.
L'unica cosa è questa, dovete avere un abbonamento Netflix, ovviamente non potete guardare le serie in italiano, a meno che non sia una serie italiana, appunto, o un film italiano, non avrete appunto le possibilità di guardare con né i sottotitoli né appunto l'audio. Vabbè, io ovviamente non era un problema assolutamente, perché anche usando Netflix Italia io guardavo comunque in inglese, quindi alla fine a posto. Ah, e c'è anche la versione in spagnolo, quindi c'è inglese e spagnolo in quasi tutte le serie. Quindi vabbè, non so quale vi trovate meglio. E niente, comunque questo appunto è il tutorial di come fare per avere Netflix America. Visto che mi chiede sempre dove guardo The Vampire Diaries, lo guardo appunto su Netflix. Raga, allora scusatemi, non vi ho più registrato comunque, perché mi sono completamente scordata che stamattina appunto avrei dovuto fare il vlog. Quindi sono tipo le 2:40 e io non vi ho registrato niente. Comunque ho guardato solamente Vampire Diaries in tutto questo tempo. E in più ho scoperto adesso che TikTok è stato bannato in America grazie a Donald Trump. Guarda, ti mando un bacio, so che guarderai questo video, quindi ti mando un bacio. E hanno bannato appunto TikTok, e quindi adesso tutti quanti hanno Thriller, cose varie. Secondo me TikTok era un po' meglio, perché adesso Thriller, ok, migliorerà, però diciamo che per ora c'ho dei bug, anche tanti. Comunque, se volete andarmi a seguire, mi chiamo Itzalessia Trozzi, come su TikTok, come su Instagram, quindi andatemi a seguire anche su Thriller, perché inizierò a postare anch'io lì, visto che tanto probabilmente TikTok lo banneranno anche, cioè non è che lo banneranno qui, però diciamo che con tutta la gente americana che non c'ha più TikTok perché non può farli più, cioè è difficile che rimarremo su TikTok anche noi. Quindi niente, ora dovrei registrare un video ma non ho la minima voglia. Comunque adesso lo registro. Ok raga, sono le 3:12 e io ho appena finito di editare il video che avevo registrato, appunto che avevo uscito ieri, che appunto ci ho messo 2 minuti per editarlo, visto che proprio era di 5 minuti il video. Quindi niente, ma appunto quello che potevo fare, visto che tra poco, dopo devo uscire, eccetera, non avevo molto tempo di registrare né di editare il video. E poi perché comunque avrei dovuto farlo questo video, quindi ho deciso, vabbè, faccio domani. Ora aspetto 2 secondi che finisca di salvare il video, poi lo metto a postare. E poi, e nel mentre adesso mi metto a fare anche le copertine dei video, per esempio del video che per me esce oggi, ovvero la morning routine che a voi è uscita sabato. E niente, quindi devo sbrigarmi a fare queste cose qua, e nel mentre guardo anche The Vampire Diaries. Raga, allora scusatemi, vi devo, per le mie condizioni, ma vi devo dire 2 cosine. La prima è che ho detto forse una cavolata, nel senso che forse non bannano TikTok in America, quindi giustamente per chiarire, perché sennò poi mi arrivano i messaggi: oh mio Dio, no Alessia, guarda che non fanno questo, non fanno quell'altro. Vabbè, comunque lo so, è che quando ho registrato questo video c'erano tutti i TikToker che appunto postavano, diciamo, gli addii, tra virgolette. E seconda cosa, io dopo aver fatto le copertine e tutto quanto, ho continuato a guardare The Vampire Diaries perché ormai ci sono fissata, e dopodiché praticamente era già ora che andavo, appunto uscivo con mia cugina, non so se ve l'avevo già detto in questo vlog, vabbè comunque, quindi mi sono preparata un po' velocemente, poi sono uscita con appunto mia cugina, e per questo che non vi ho registrato più niente. Mi dispiace, questo vlog è stato un po' cortino, ma è che in questi giorni veramente non ho, cioè non ho proprio voglia di registrare, ho voglia solamente di, sapete quei giorni in cui avete voglia solamente di stare sul letto e di non fare nient'altro, esattamente questi sono i miei giorni adesso, quindi devo ancora, diciamo, trovare la carica, non si sa come farò, che non ho più idee, è un po' così, quindi vabbè, accontentatevi per favore. Spero che comunque il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche per non perdere nessun video, così arriviamo subito ai 20.000, e nulla, vi mando un bacione e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!